Salve caritmi, io sono Carmine, oggi vorrei iniziare una serie di lezioni sul neuroimaging. Ho preso questa decisione perché sto facendo un corso con l'Università di Oxford online in cui si tratta appunto di questi argomenti di neuroimaging clinico e in passato ho fatto lezioni su vari argomenti trattati a medicina, ma facevo sempre l'errore di farle anni dopo rispetto a quando gli argomenti venivano effettivamente trattati a lezione. E poi diventava piuttosto faticoso dover riprendere gli argomenti da zero, doverli ripassare e arrivare al punto di poterli esporre qui su YouTube. Invece adesso posso fare una sorta di ripasso e al contempo fornirvi delle conoscenze che però ci tengo a precisare, saranno sempre molto terra terra. Non penso che YouTube sia la sede adatta a fare didattica di alto livello, né penso di essere in grado di farla. Però, quando poi avevo dubbi all'università, il primo posto dove andavo a cercare era il tubo, perciò spero di potervi fornire delle conoscenze di base e aiutarvi a chiarire magari qualche argomento che vi è difficile, oppure semplicemente essere una risorsa da poter riguardare, quando ci si dimentica qualcosa. Ok, detto questo, guardiamo dei disegni molto antichi fatti dal Gray, ho scelto questi perché sono privi di copyright, in cui si vede, una veduta laterale del cervello in alto a sinistra, quindi come se stessimo guardando una persona da fuori con il cranio sfondato, e invece in basso a destra abbiamo una veduta che parte dalla linea mediana, quindi è come se ci fossimo messi attraverso il cranio del paziente proprio a metà del suo cervello e stessimo guardando verso l'esterno. Quello che possiamo apprezzare sono delle linee di demarcazione detti solchi, queste rappresentate in nero, e poi delle bulbosità dette giri. E nella lezione di oggi in particolare ci focalizzeremo su come individuare il giro precentrale, questo che sto indicando col mouse, che è una parte molto importante della nostra corteccia perché contiene la corteccia motoria primaria, della quale ho parlato nei miei video sulla neurofisiologia, che potete andare a guardare se volete sapere che funzione ha, ma lo dice il nome stesso, è diciamo l'area regina che governa il movimento, aiutata poi da tante altre. Per trovare quest'area non sfrutteremo tutte le scissure o solchi e tutti i giri, ma ci concentreremo in particolare su alcuni di loro che hanno delle forme caratteristiche che ci aiutano un po' ad orientarci in risonanza magnetica. Ok, partendo dalla veduta laterale, che noi dobbiamo immaginare di guardare dall'alto, perché di solito il giro precentrale si osserva in veduta assiale, anche se si può guardare sagittalmente, cioè si può anche guardare sagittalmente. Dicevo, se immaginiamo di guardare questo cervello dall'alto, i punti su cui dobbiamo focalizzarci sono il solco frontale superiore, questo che viene delineato in blu, e il solco precentrale. Inoltre, potremo poi apprezzare il solco centrale, un solco molto famoso, la scissura di Rolando, che passa più o meno a metà del cervello. Ora, se questo appunto è il solco centrale, ciò che si trova anteriormente sarà il giro precentrale, prima del centro, quello che si trova subito posteriormente sarà il giro postcentrale, il solco che si trova prima del solco centrale sarà il solco precentrale, e quindi diciamo tutti questi nomi hanno una logica. Così diviene più facile ricordarli. Il giro postcentrale contiene invece la corteccia sensitiva primaria. Ancora una volta potete trovare dei video sui meccanismi neurofisiologici della sensibilità, però è importante sapere che questa, delineata in giallo, è l'area motoria, mentre quella più posteriore è l'area sensitiva, perché poi le sindromi cliniche che colpiscono i due giri sono caratteristiche appunto da una parte magari emiparesi, dall'altra anestesia o ipoestesia. Comunque,
Come potete vedere in questa immagine in veduta laterale, il solco frontale superiore e il solco precentrale si incrociano e nell'incrociarsi danno la forma di una L o di una T. Questo lo dobbiamo tenere a mente perché poi ci verrà in aiuto in risonanza magnetica. Da questa immagine non si vede, ma il solco centrale, invece, la scissura di Rolando, nel punto in cui la corteccia motoria primaria si specializza nel nervare la mano, tende ad assumere la forma di un omega o talora di un epsilon. Infine, dobbiamo tenere a mente la presenza di un altro solco, il solco marginale. Il solco marginale rappresenta la continuazione del solco cingolato. Il solco cingolato è un solco che si trova lungo la superficie mediale del cervello, ha questa forma che si ripiega su se stessa, va verso la parte posteriore e poi tende a salire e spostarsi leggermente lateralmente. In realtà si mantiene piuttosto mediale, come poi vedremo in risonanza magnetica. Questo solco, la scissura marginale, o solco marginale, o parte marginale del solco cingolato, delimita posteriormente il lobulo paracentrale. Che cos'è questo lobulo paracentrale? Analizzando il nome sappiamo che paracentrale vuol dire qualcosa che gira intorno al centro. Quale centro? Il solco centrale. Quindi possiamo capire come sia in realtà il punto di continuità tra il giro precentrale e il giro postcentrale. Quindi, guardando così dalla parte laterale, abbiamo il giro precentrale anteriormente, area motoria, il giro postcentrale posteriormente, divisi dal solco centrale, ma poi quando ci spostiamo medialmente, quindi qua come se saltassimo oltre questo limite, c'è un'area in cui i due non sono separati dal solco centrale, ma sono continui, che è appunto il lobulo paracentrale. Però poi posteriormente viene delimitato il giro postcentrale dal solco marginale. Ora, perché abbiamo delineato tutte queste informazioni? Ve lo faccio vedere in risonanza magnetica. Ok, per non incorrere nel rischio di condividere la risonanza di un paziente con lesione alla sua privacy o di infrangere copyright, utilizzerò il sito Radiopedia e guarderemo una risonanza di un cervello normale che è stata pubblicata da Frank Gaillard, non lo so, dovrebbe essere, insomma, legale condividerla. Ok, partiamo dall'alto, scendiamo e adesso farò uno screenshot di questa immagine e poi sulla presentazione prenderò qualche appunto per spiegarvi quali sono gli elementi in questa immagine che mi fanno dire con un buon intervallo di confidenza che il giro precentrale è questo, da questo lato qua, e questo, da quest'altro lato qua. Ah, e insomma. Quando dico questo lato e questo lato, scusatemi, potevo anche precisare, questo che sto indicando è il lato destro e quest'altro che sto indicando invece è il lato sinistro, perché in risonanza magnetica dobbiamo sempre immaginare i piedi del paziente che vengono verso di noi. Ok, qui c'è l'immagine di risonanza che abbiamo appena visto e possiamo delineare tre segni. Il primo è il segno dell'omega, quello che salta di solito più facilmente all'occhio. Ognuno ha la sua tecnica, ma l'area della mano tende ad avere questa forma specifica. A volte non ha proprio la forma di un omega, ma la forma di un epsilon. Se non sbaglio, accade più spesso negli uomini. Ma questo segno non basta, perché ci possono essere variabilità anatomiche, ci possono essere patologie che hanno magari preso proprio quest'area o l'hanno deformata, come ad esempio tumori, edema, eccetera, eccetera. Inoltre, nel cervello ci sono numerosissime omega, cioè se scorriamo la risonanza magnetica dall'alto al basso, ne possiamo vedere più di una e potremmo confonderci. Quindi ci vengono in aiuto
altre strutture. Perciò, prima cosa che notiamo è il solco centrale, questo in verde, con la sua tipica forma d'omega. Siamo sicuri che si tratta del solco centrale? Spostiamoci più anteriormente. Sappiamo che più anteriormente rispetto al solco centrale deve esserci il solco precentrale, che è questo qui che sto indicando e che nell'altra immagine ho indicato in rosso. Come avevamo detto prima, il solco precentrale, ancora più anteriormente, si incrocia con il solco frontale superiore, dando la forma di una T o di una L. E quindi possiamo trovare il segno della T o della L qui nella risonanza e possiamo dedurne che ci troviamo anteriormente rispetto al solco centrale e quindi ciò che si trova posteriormente a questa T o L potrebbe essere il solco precentrale. Non ne siamo ancora sicuri? Bene, un altro indizio che possiamo trarre per aumentare la nostra confidenza nel dire che questo è il giro precentrale è il suo spessore. Infatti, il giro precentrale più spesso di quello postcentrale, qui possiamo vedere che è questo spessore qua, è praticamente quasi il doppio rispetto a quello che si trova immediatamente posteriormente come giro, che invece è spesso più o meno così. Adesso io non sono un radiologo, quindi non so esattamente in quali punti vada misurato lo spessore, però ad occhio direi che si vede che questa parte qua è più spessa di quella di dietro. Inoltre, possiamo sfruttare il solco marginale. Come vi dicevo, il solco marginale parte dalla linea mediana e si porta leggermente lateralmente e delimita posteriormente il lobulo paracentrale. In risonanza lo vediamo così. Lo vediamo come una parentesi graffa o un baffo che delimita posteriormente il lobulo paracentrale. Il lobulo paracentrale sarà questo qui. Quindi ciò che si trova immediatamente anteriormente al segno della parentesi graffa è il lobulo paracentrale, più lateralmente c'è il giro postcentrale e molto più anteriormente e sempre lateralmente c'è invece il giro precentrale. Quindi quello che si può fare fondamentalmente è partire dal segno della parentesi graffa, ovvero dal solco marginale. Che riusciamo a distinguere perché è proprio simmetrico, bilaterale, la tipica forma, e una volta individuatolo possiamo andare anteriormente e medialmente fino a trovare un omega. Non siamo ancora sicuri, rispetto a questo omega possiamo spostarci anteriormente e trovare una T, e a questo punto avremo, diciamo, tutti i pezzi con l'aggiunta dello spessore del giro precentrale per dire ok, questo è il giro precentrale. Se poi vogliamo essere ancora più precisi e trovare l'area della mano, dobbiamo andare proprio nella complessità dell'omega e fatto questo sforzo sappiamo che stiamo guardando alla corteccia motoria primaria. Vi ripeto, servono tutti questi segni e non solo uno, perché le patologie o la variabilità anatomica possono distorcere questo schema così didattico, quindi è sempre meglio avere qualche elemento in più. Bene, non voglio rendere questa lezione troppo lunga, io vi ringrazio per l'attenzione, spero che vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video.